Ciao a tutti, sono FFox e qui ho un nuovo video di Budokai. Sì, Shin Budokai per PSP, in cui usiamo Cell, forma perfetta e che si trasforma in super perfetta. L'arcade, vai. Qui scopriamo anche il suo desiderio. Che sarà tipo, non so, sconfiggere uno più forte, cose di questo tipo qua. Nulla di nuovo. Non conto Junior. È da un sacco di tempo che non tocco sto gioco, eh. Lo vedete anche dai, da quanto tempo ci ho messo a caricare questa parte qua rispetto alle altre. Sarà tipo 2 settimane dopo. Vai, ho vinto io. Il calcio nelle palle come presa è. Su di Junior non ha effetto. Lo dicono tutti che non c'è il pene. Anche se non è che lo dicono ufficialmente che non è il pene Junior, eh. Vanno per intuizione perché dicono che i Namechani sono solamente maschi, allora non gli serve. Però cioè, dato che i Namechani possono comunque bere. Mangiare no, però possono bere l'acqua così. Cioè, dovranno anche pisciare da qualche parte. Cioè, quindi non so se ce l'abbiano o meno. Bisogna dire comunque che in teoria sono come le piante, quindi possono farsi ricrescere le braccia, cose così. Ok, la mossa finale ovviamente è la super camera mia. Ah, ditemi se volete vedere Extreme Butoden sul canale, perché ce l'ho. Ce l'ho registro col Citra, però ce l'ho. Eh sì. Vabbè, lo ammazza a pugni, ciao. Ecco, la forma super perfetta c'è l'attacco difesa e quello il raggio letale. Avanza un problema del microfono che mi sta troppo alto. Forse, boh. Android 18. L'ho provato, Extreme Butoden, molto alla Street Fighter come gioco. Cioè, nel senso molto peggio di questi, secondo me, le PSP. Ok, cioè, vabbè, c'è il suo stile, sì, però. Boh, magari sono io, ma preferisco i giochi un pochino più in questo stile qua. Anche perché comunque ti chiede di imparare delle combo che sono malate, cioè. E magari sono io, ma penso che imparare combo nei giochi di lotta sia appunto solamente per quelli che sono mega pro, perché sono dei giochi di lotta che. Cioè, tipo in Spider-Man, penso che imparo tutte le combo di un personaggio. Ma sono io che non è proprio il mio genere, quei giochi di lotta particolarmente. Facciamo la finta qui e adesso, non hai speranze! Non costringermi a fare qualcosa di cui potresti pentirti. Ok. Cioè, a me imparare combo non piace, ecco, semplicemente questo. Si tratta di roba tipo Tekken così che è veramente complicato e. Cioè più che complicato ci vuole tanta memoria e ci vuole tanto nervismo su di essi. Sempre bello, eh. Cioè, non è che. Però sono uno più di quelli che gioca a cazzo piuttosto che giocare. Da pro, diciamola così. Cioè, sicuramente è bello anche la competitività e tutto, però sì, sono uno più che gli piace di più giocare a caso, anche perché. Diciamo che ho, tra virgolette, paura quando faccio un gioco così che diventa troppo bravo e poi dopo non trovo più nessuno con cui giocare. Cioè, dovrei aver fatto andare nei tornei per avere qualcuno al mio livello, cose così. E dopo è un po' triste, secondo me. E tipo, non è che puoi dire a un amico a caso e giochiamo assieme a. Boh, e però io sono mega forte, allora quindi è inutile. Non c'è sfida. Oh, Twills, che sfida a caso, perché ho detto proprio la sfida. E ha finto l'aura. Kamea. Super Kamea. Mossa finale. Think you can defeat me. Allora, pensiamo un pochino quali potrebbero essere i cattivi, sì. I nemici di. No, ma che sfiga. Fanculo, Gohan. Fa cagare. I nemici. Cioè, i dialoghi particolari di Cell, ecco. Allora, uno è stato Trunks del futuro, che era abbastanza prevedibile. Gli altri potrebbero essere o CD. No, CD18 è sconfitta. E CD18 era molto probabile. O Gohan o Goku. E Vegeta, ciao, Vegeta già, abbiamo già visto, no. Forse Freezer. Dai, si incontra nell'inferno nel GT. Anche nello Z. Eh sì.
Che poi se le Freeza che diventano amici è una cosa abbastanza improbabile, secondo me. Vabbè, sì, dopo diventano amici nell'inferno e tutto, però boh, non hanno personalità un pochino, cioè l'unica cosa che hanno in comune è voler ammazzare Goku, cioè. E poi oddio, Cell forse per vendetta, ma credo che sia più interessato a Gohan che a Goku. Vabbè, Goku a Cell non ha fatto, anzi, cioè, vabbè, l'unica cosa che ha fatto è impedire di distruggere la Terra, ma alla fine la sconfitta di Cell è stata colpa più di Gohan che di Goku, perché Gohan che gli ha fatto il culo alla fine. Ok, Krillin non è contro di Cell, anche se vabbè, si parlano assieme due volte in totale, quindi sarebbe stato strano il contrario. Aia. Ah, yeah. È troppo basso. Cioè, conta che questo qua è il gioco, che lui è troppo basso, quindi gli faccio i pugni. Ah, gli arrivano, ma più a fatica, mi sa. Ricordo che Kid Buu in Budokai 2 è veramente bastardo. Ho trovato anche il display di Kid Buu. Se è di Budokai 2 sul canale, potete vederlo. C'è anche la playlist pronta. Grande classico PlayStation 2. Però dicevo appunto, Kid Buu è veramente bastardo. Perché vabbè, è il boss finale, effettivamente, però è che era più basso degli altri, quindi alcuni colpi, alcune combo non gli arrivavano. Aia, aia. Sta uccidendo Krill, eh. Ah, ok. La barriera ha funzionato in qualche modo. Adesso c'è il dialogo speciale, ecco infatti Goku. Cell, questa volta ti sconfiggerò. Non perderò. Goku, non mi arrenderò. Ok. Come vuoi, Goku. Aia. Credo che questi video qua abbiano più, cioè abbiano un buon numero di visualizzazioni, queste arcade qua. Anche se ovviamente l'unico contenuto interessante è il finale, più che altro è il dialogo in mezzo. So che c'è gente che propone di fare Budokai, cioè mi propone tutti quanti i giochi dell'universo e io non so bene quali fare. Ah, certo, cioè, sono contento dei consigli, però appunto boh, io sto pensando, o faccio Shin Budokai 2 di Dragon Ball, o passo a roba un pochino più avanzata, tra virgolette. Rebecco, vai. Però se devo fare qualcosa di PS3, col cazzo che faccio scendere la Gym Blast 2, eh. Su PlayStation 3 la Gym Blast 2 non lo farò mai. Ok, Cell. Ho notato adesso che quando combatti l'altro Cell, cioè il tuo clone, c'ha la voce potenziata. Che cazzo? Non me ne ho accorto mai prima. Ma funziona questa tattica qua. Guardate quanto cazzo io ho tolto. Cioè è morto in due secazzi. In due secazzi. Lo prendo? Questo è un pugno per vincere. One Punch Man, aia. Mi fa One Punch Man, ma tu non vuoi morire, quindi fatto, benissimo. Quindi dicevo che devo fare un gioco PS3. Non credo che farò mai. Oh, ecco, Gon, sconto finale. Fai, c'è Raging Blast 2, perché non c'è storia, non c'è niente. C'è quella roba là della modalità galassia che è una palla estrema e non mi va proprio. Arrenditi, Cell. Non puoi usare le sfere del drago per scopi malvagi. Se vuoi fermarmi, provaci. Non cederò fino a che non ti avrò sconfitto. Ready? Fight! No, qua il fight è stato detto da una persona che parla inglese. Nei Budokai 1, 2, 3, e forse anche in Infinite World. C'è proprio in giapponese, c'è fighto! Ready? Fighto! Pronto fight! E colpisci. Poi in questi giochi qua, cioè io in realtà nei Budokai non ho capito di preciso cosa succede quando ti assuoni, quanto sei più forte o se sei più forte. Cioè so che aumenta un pochino la velocità, in teoria, e l'attacco. In Budokai 2 c'era Goku Super Saiyan 3 livello, che era il personaggio più forte del gioco. Però al di là di quello, di preciso non so quanto, perché mi sono sempre trasformato nel dubbio, ma si divento più forte per forza. Invece non è così.
Prepare to be destroyed. Esprimi un desiderio, qualsiasi cosa. Così queste sono le sfere del drago, eh? Che ti permettono di esaudire qualsiasi desiderio. Comunque, desiderai di uccidere Goku e diventare più forte e noioso. Deve esserci qualcosa di più divertente. Lo so, un altro gioco di Cell. Ehi, Shenron, voglio che mi crei uno stupendo costume. Niente di più facile. Assicurati di seguire il mio modello. Devo occuparmi da solo degli intagli. Il tuo desiderio è stato esaudito, addio. Non male, forse ci vuole qualche altro ornamento. Questo sarà lo scontro finale, Goku. Sì, va a vederlo questo costume qua, non me lo faccio vedere. Oddio, un altro desiderio bellissimo. Tutti i desideri a caso, sbagliati o che non sa ancora desiderare. Se gli dà il costume, boh, ok. Non potevi fartelo da solo? Comunque, forza prossima, nel prossimo video faremo... Mi sembra Majin Buu? Non sono sicuro, però... Ciao!